Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi guardare i video senza interruzioni pubblicitarie e partecipare tutti i martedì alle ore 21 agli incontri di carattere esoterico del progetto Siamo Uno. Buona visione! Possiamo dire in generale che di tutti gli alimenti solidi con cui ci nutriamo, solo le verdure fresche e la frutta matura contengono la maggior quantità di sostanze nutritivi e la minor quantità di sostanze terrose. Un'alimentazione sana, effettuata ad intervalli regolari e in condizioni confortevoli, non solo può guarire gli ammalati, ma può prevenire le malattie. In genere si crede che lo zucchero o sostanze analoghe sia nocivo alla salute, particolarmente ai denti, in quanto causa la carie. Ciò è vero solo in alcuni casi. Malattie come il diabete, la dispepsia, in effetti si aggravano ingerendo lo zucchero. I dolci, i cremini e i cioccolatini fondenti sono particolarmente nocivi. Tuttavia, se le nostre condizioni di salute sono buone, si può fare uso moderato di zucchero, aumentandone gradatamente la dose. Via via che lo stomaco si assuefa al suo uso, si scoprirà che lo zucchero è molto nutriente. I negri godono di salute migliore nel periodo di raccolta della canna da zucchero, nonostante siano oberati di lavoro, della quale sono molto ghiotti. Altrettanto possiamo dire dei cavalli, delle mucche e di altri animali che vivono nelle regioni dove si trovano tali coltivazioni e ai quali piacciono molto gli avanzi dolciastri che vengono loro dati per nutrimento. Al momento della coltivazione ingrassano, il loro pelo diventa liscio e lucido. Nei cavalli ai quali siano fatte mangiare carote bollite, anche solo per alcune settimane, il pelo diventa lucente come seta. Lo zucchero, dunque, è un alimento ricostituente e nutritivo. Esso non contiene assolutamente scarti. La frutta è un alimento ideale. In realtà, gli alberi producono frutta per invitare uomini ed animali a mangiarne. Essi ne spargono i semi qua e là, assumendo nei confronti degli alberi il ruolo di propagatori, come fanno le api col polline dei fiori. La frutta fresca contiene acqua purissima e capace di penetrare nei tessuti del nostro organismo. In particolar modo, il succo d'uva purifica il sangue in modo straordinario e decongestiona i vasi capillari non ancora irrimediabilmente intasati ed induriti. Con un regime di succo d'uva non fermentato, le persone, che dapprima avevano la pelle solcata di rughe, gli occhi infossati, il colore livido, riprenderanno l'aspetto paffuto, la pelle fresca e un particolare brio. L'aumento di permeabilità dei vasi sanguigni permetterà allo spirito di manifestarsi liberamente e con energia rinnovata. Se consideriamo il corpo umano dal punto di vista puramente chimico, possiamo paragonarlo ad un fornello, il cui combustibile viene fornito dai cibi. Più il corpo è in attività, più deve essere alimentato. Sarebbe pazzia per un uomo, abituato da anni ad un determinato regime che gli è gradito, adottare un regime nuovo senza rifletterci bene. Sopprimere bruscamente la carne dalla dieta abituale minerebbe certamente la salute della maggior parte delle persone. La cosa più sicura è di procedere con lentezza, esaminando se stessi e agendo con discernimento. Non si può stabilire nessuna regola assoluta, perché quella del regime alimentare è una questione del tutto individuale. Tutto quello che possiamo fare è di limitarci a scoprire quale influenza esercita ogni alimento chimico sul nostro organismo,
lasciando ad ognuno il compito di trovare il regime che più gli si addice. Non dobbiamo lasciarci influenzare troppo dall'aspetto esteriore di una persona per giudicare il suo stato di salute. In genere abbiamo delle idee preconcette sull'aspetto che deve avere una persona in buona salute, ma esse non hanno alcun fondamento valido. Delle gote rosse possono essere in alcuni indice di salute fiorente e in altri anche di una malattia. Nulla rivela veramente un buono stato di salute, se non la sensazione di confortevole benessere che noi stessi proviamo, indipendentemente dall'apparenza esteriore. L'acqua, per eccellenza, è un solvente. Le proteine o albumine nutrono, ma contengono una certa quantità di sostanza terrosa. Gli idrati di carbonio o zuccheri sono i principali produttori di energia. I grassi forniscono al corpo calore e costituiscono una riserva di energia. L'unità di calore è la caloria e, per poter trarre la maggior quantità possibile di energia dagli alimenti che ingeriamo, dobbiamo fare attenzione al numero di calorie contenute in questi alimenti. Le calorie ci forniscono infatti l'energia necessaria a compiere il lavoro quotidiano. Quindi è chiaro che in un primo momento sarà necessario procedere per tentativi allo scopo di trovare il miglior regime alimentare. Tuttavia ne saremo ripagati in salute e in longevità. Inoltre, il benessere fisico ci permetterà di dedicarci agli studi superiori, proseguendo lungo il sentiero. Dopo un certo tempo, l'aspirante avrà acquisito una familiarità tale con questi argomenti da non sentire più il bisogno di dedicare ad essi tutta la sua attenzione. Inoltre, non bisogna dimenticare che l'organismo non utilizza del tutto le sostanze chimiche contenute negli alimenti, perché piccole parti di esse non vengono assimilate dal corpo. Digeriamo solo l'83% circa delle proteine vegetali, il 90% del loro grasso e il 95% degli idrati di carbonio. Per quanto riguarda la frutta, assimiliamo l'85% circa delle sue proteine, il 90% del suo grasso e il 95% degli idrati di carbonio. Il fosforo è l'elemento che fa sì che l'ego esprima il pensiero ed influenzi il corpo denso. Si ammette comunemente che la proporzione e la variazione di questa sostanza sia in relazione con il grado di intelligenza della persona. Gli individui affetti da idiozia ne hanno pochissima, i pensatori profondi ne posseggono molta. Ed anche nel mondo animale il grado di intelligenza è proporzionale alla quantità di fosforo contenuta nel cervello. È dunque di estrema importanza per l'aspirante che vuole servirsi del proprio corpo per un lavoro mentale e spirituale fornire al cervello un'adeguata quantità di fosforo. La maggior parte della verdura e della frutta ne contengono una buona percentuale, ma occorre notare che sono le foglie, che in genere si scartano, a contenerne di più. Se ne trova in forti dosi nell'uva, nelle cipolle, nella salvia, nei fagioli, nei chiodi di garofano, negli ananas, come pure nelle foglie o nei gambi di numerosi ortaggi, nel succo della canna da zucchero, ma non nello zucchero raffinato.